Erwin Kostner, prima partita ufficiale sulla panchina del Renault, primo trofeo conquistato, inizio migliore di questo non poteva esserci. Ma certamente sono molto contento di come è andata, e i ragazzi si sono preparati molto bene, erano molto concentrati, abbiamo visto il primo tempo, l'abbiamo giocato veramente bene, poi abbiamo subito un po' nel secondo e nel terzo siamo riusciti a contenere bene la partita e a portarla a casa. 6 anni in Svizzera. Che cosa ti hanno dato dal punto di vista dell'esperienza di allenatore? Ma ho imparato tantissimo, perché in Svizzera l'hockey e lo sport nazionale è organizzato molto bene, il prodotto è venduto molto bene e poi ho avuto l'occasione di prendere in mano il Turgovia che giocava in Lega Nazionale B, che è veramente un alto livello da parte del gioco, si gioca a 4 linee, è organizzato bene, c'è pubblico. Seconda divisione svizzera, Serie A italiana, si può fare un confronto? Sì, come livello sicuramente la Serie B svizzera è uguale alla Serie A italiana. L'unica differenza è che lì hanno 2 stranieri soltanto, invece in Italia ne abbiamo 7, 8, 9, chi anche di più non lo so. Ma là hanno praticamente curano anche il vivaio o diciamo danno la possibilità o danno la fiducia ai giocatori locali, ai giovani che si meritano, se si meritano prendono anche, diciamo, possono giocare, se non si meritano non li fanno giocare, ovvio. E adesso il Renault che si è fatto una fama di perdente perché tante volte è arrivato alla finale scudetto e poi l'ha persa. Io ho preso in mano un'eredità molto difficile, perché arrivati 3-4 volte di fila in finale è già un'ottima cosa. Riuscire a fare la stessa cosa, arrivare in finale, sarebbe molto buono per me, e poi quando siamo lì si spera di arrivare fino in fondo, chiaro. Renault come mentalità non penso che è perdente, ha avuto avversari molto forti alla fin fine, delle volte forse come l'anno scorso ha avuto un po' di sfortuna con infortuni, ma giocando contro squadre come Bolzano o Asiago, che ha già vinto campionati, sa come comportarsi in certe situazioni importanti, era una lezione anche per loro, diciamo, devono imparare. Tudin e Cloutier, le 2 colonne attorno alle quali costruire la squadra. Ma certo, abbiamo visto negli ultimi anni, questi 2 giocatori sono i giocatori portanti della squadra, ma anche in campionato sono sempre davanti nelle classifiche. Cloutier ci dà una sicurezza molto forte, abbiamo visto anche la partita su Asiago, è riuscito a parare a 0, ha avuto anche un paio di situazioni molto difficili da chiarire, però è stato all'altezza della situazione. Ed è tornato un ragazzino di 38 anni, Rolly Ramoser, che pare avere ancora tanto da dare. Sì, Rolly fa molto piacere averlo in squadra perché ha una grandissima esperienza, un grandissimo cuore. Lui è un vero professionista, lui si impegna sempre, cerca di dare il suo contributo, accetta le decisioni che si prendono. Se il campionato di hockey fosse un gran premio di Formula 1, Kostner chi metterebbe in pole position? Ma ci sono un paio di squadre che sono forti veramente, abbiamo visto l'Asiago, c'è il Bolzano sicuramente, che è sempre una squadra di grandissima tradizione e non farà mai una squadra da partecipare, vorranno sempre arrivare molto lontano. Brunico, un paio di anni che ci prova ad arrivare in finale, sicuramente avrà fatto la squadra adeguata per arrivarci.